La festa organizzata dalla sezione di Trani della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha animato Piazza Gradenigo, che ha ospitato Dog's Night, una sfilata non competitiva in cui bellissimi esemplari hanno mostrato il legame speciale con i propri compagni umani. Una manifestazione piena di allegro caos, che ha richiamato tanti simpatici quattro zampe anche dalle città limitrofe e ha regalato un pomeriggio di condivisione grazie al prezioso supporto di diverse realtà imprenditoriali della città. Non solo ospiti del rifugio San Francesco dunque, il canile cittadino che con tanto lavoro e sacrificio, contribuisce da anni a regalare una nuova vita agli animali abbandonati, spesso con storie di dolore e abusi alle spalle. Tante differenti specie che hanno espresso le diverse personalità in passerella, scatenando risate e applausi dal folto pubblico presente in piazza. Le volontarie e i volontari del canile, rappresentati da Mariella Lavarra, presidente della sezione di trani della Lega Nazionale del Cane, hanno raccolto le iscrizioni nelle tre categorie previste, Glamour, Friendly e Vintage. I primi tre classificati di ogni categoria sono stati premiati dalla giuria di esperti con golosi premi messi a disposizione dai tanti sponsor coinvolti nell'iniziativa. Il ricavato è stato destinato ai tanti ospiti del rifugio ancora chiusi dentro una gabbia che si sono fatti conoscere nello stand pieno di spantanei e di musetti ancora in cerca di una famiglia. Una prima edizione destinata a rinnovare l'invito ad adottare e non a comprare, ma soprattutto ad amare come membri della famiglia i pelosetti di casa.